piacere per me, perché questa sera ospitiamo una compagnia che noi amiamo moltissimo, abbiamo l'onore di collaborare qualche volta con loro, ma soprattutto adesso c'è veramente un bel ritorno, no? Perché già da un po' che Teatro delle Albe a Catania. Dunque, le Albe 1983 ad oggi. Beh, immaginate una compagnia nazionale e internazionale che non ha smesso un mese, no? Niente di fare ricerca, di produrre questi capolavori di quello che avete visto oggi. Per presentare la compagnia io voglio leggervi una piccola frase. Non fare l'asino, mi dicono gli amici. È una parola. Come posso contrastare la mia natura asinina? Non posso. Sono condannato da queste orecchie spropositate ad ascoltare i lamenti, tutti i lamenti. Sono un asino e non riesco a non versare lacrime. Questo è il Teatro delle Albe, è tratto da Asini e Pedanti di Marco Martinelli. Secondo me qui c'è tutto, veramente, quello che è il Teatro delle Albe. Ora, io vorrei iniziare facendo una domanda. Questo spettacolo vede insieme un trio, Marco Martinelli, Luigi Ceccarelli per le musiche e Luca Dominelli, che hanno già collaborato insieme per La Mano. Questo ritorno di questo trio. Più che un trio, Teresa, intanto grazie. Grazie di averci riportati a Bari, in questo luogo che ci è molto caro, perché abbiamo lavorato qui tanti anni con Augusto Masiello, con te Teresa e con tanti altri amici del Kismet. Quindi davvero è il nostro teatro. Quando pensiamo a Bari, pensiamo al Kismet. Sapete, i teatranti in testa hanno una loro geografia che in parte coincide con la geografia vera e in parte è proprio la geografia dei loro luoghi. Quindi questo luogo per noi è Bari, teatralmente è Bari. Quindi grazie per questo ritorno, grazie anche a tutti voi che siete venuti a riempire la sala del Kismet. Ermanna arriverà, scende oppure sale a seconda di dove è andata durante l'ora, è andata sia in cielo ma anche nel profondo degli inferi e quindi ha bisogno di ritrovare una dimensione più quotidiana e appena è pronta ci raggiungerà con grande gioia. Quindi il terzetto che diceva Teresa in realtà è un quartetto perché tutto il nostro lavoro ruota attorno a Ermanna. Il lavoro di Luigi Ceccarelli, musicista, il lavoro mio che in questo caso condivido la regia insieme a Ermanna e il lavoro di Luca Dominelli, lo scrittore che forse qualcuno di voi conosce, era finalista al premio Campiello, l'ultimo, con Le cose semplici, e Luca è un amico da anni, si è trovato appunto a Nazareth, alla Basilica dell'Annunciazione, anni fa. E lo colpì molto il fatto che c'erano nella chiesa cristiana delle donne musulmane che andavano a pregare Maria, o come la chiamano loro, Mariam. E non lo sapeva Luca, non lo sapevamo neanche noi, Luca l'ha capito, imparato e ce l'ha insegnato a noi, nel mondo islamico c'è un vero e proprio culto per Maria. Maria è la figura femminile, poi qui c'è la nostra amica che parlerà molto meglio di me, queste cose. Ma Maria è assolutamente la figura più importante femminile nel Corano, più di altre figure della tradizione islamica. E c'è una sura intera, la sura 19, che le è dedicata. Credo che tanti di noi non sanno questo, non sanno che addirittura la nascita di Gesù, chiamato Isa, nel Corano, è una nascita divina, come nella tradizione cristiana,
Maria viene venerata perché la sua verginità ha portato alla nascita di Gesù, che non è considerato Dio nell'Islam, ma è l'ultimo grande profeta prima di Maometto. Allora, questo quartetto, con questo spettacolo, ha semplicemente, diciamo che è attorno a Ermanna, perché Luca ha scritto il testo pensando a Ermanna, pensando all'uso della voce, pensando alla sua capacità di andare dalle voci più terrigne a svenire fino alle voci più come nuvole. L'ha proprio scritto per Ermanna, e io e Ceccarelli abbiamo fatto il nostro lavoro di musica e di regia attorno a questo cuore. In un momento, che adesso approfondiremo, l'abbiamo pensato un anno fa, questo lavoro. Devo dire che i fatti recenti della politica internazionale, ahimè, ai noi, ce lo rendono sempre più necessario questo pensiero. Anziché alzare muri, Maria è la donna dell'incontro tra le religioni, e non solo, perché questo spettacolo ha appena debuttato in anteprima a Napoli, 3 giorni, questa anteprima carissima qua al Kismet, e poi l'8 febbraio farà la sua prima nazionale a Milano, al Teatro dell'Elfo. Quindi che di questi tempi si possa... la cosa molto bella che è avvenuta anche a Napoli è che lo spettatore poteva essere di qualsiasi religione, ma anche ateo, e abbiamo sentito molto invece il cuore di tutti battere con questa Maria, anche molto umana, madre tra le madri. Noi abbiamo, sì, preso i nostri ospiti, Nicola Viesti, che conoscete tutti, e Silvia Moresi, che è arabista e islamista. Allora, io mi stupisco sempre di trovarmi di fronte agli spettacoli del Teatro delle Alpi, spettacoli di una qualità sempre straordinaria. E come diceva Teresa, è una compagnia che è in pista da oltre 30 anni, quindi questo è qualcosa di veramente 40 anni. 40 anni di matrimonio. Vabbè. E anche questo, senza entrare nel personale, però è difficile, è veramente difficile. Inoltre volevo sottolineare una cosa, non ho delle domande particolari ora, volevo sottolineare una cosa al pubblico. Spesso quando il pubblico sente parlare di monologhi, pensa a qualcosa di estremamente elementare. Voglio sottolinearvi la regia di questo spettacolo, che è straordinaria. È una regia, pur incentrandosi solo su una presenza, è una regia che mette insieme tutti gli elementi, ma li mette insieme in maniera veramente di una qualità veramente straordinaria. Dal tocco delle luci, cioè, alla scelta grafica, cioè è tutto un lavoro complessissimo che sfata un po' il ragionamento comune dello spettatore, per cui un monologo è qualcosa che si fa con una luce e che non ha dietro invece un enorme lavoro di regia e di particolari, come il lavoro di Ceccarelli, bellissimo. Quindi questo volevo dire, la presenza delle Ape, di Marco Di Marco e di Ermanna, c'è di esempio per sfatare un credo comune, e soprattutto c'è di esempio per sottolineare come in Italia delle eccellenze ci sono, producono sempre a grande livello e dovrebbero girare un po' di più e dovremmo vederle un po' più spesso. Sì, buonasera a tutti. Io prima di tutto voglio fare i complimenti per il bellissimo spettacolo. I testi anche ovviamente aprono diversi spunti di riflessione.
Io leggendo prima dello spettacolo un po', diciamo, informazioni sullo spettacolo, mi sono subito venute in mente tre suggestioni. Una di tipo religioso, più che religioso è legato più all'ambito spirituale e filosofico islamico, devo dire la verità, e poi due suggestioni più legate all'attualità, diciamo, della Palestina, di Siria, diciamo, di tutto quello che è il Medio Oriente, sta succedendo in Medio Oriente. Effettivamente, come dicevi tu prima, la figura di Mariam è una figura centrale nell'Islam. A lei è dedicata un'intera sura coranica, è presente in molti degli ahadith del profeta, cioè dei detti del profeta, è l'unica donna chiamata per nome nel Corano, Mariam, perché tutte le altre sono chiamate madre di, oppure Uht, sorella di, oppure Ibna, è l'unica donna chiamata per nome. Ha l'attributo di As-Siddiqa, cioè la veritiera, colei che dice la verità, che non è tanto un attributo importante per il significato, ma perché i veritieri, secondo un'altra sura coranica, sono coloro che sono solamente un gradino sotto i profeti. Quindi per una donna è un ruolo importantissimo. Addirittura c'erano dei filosofi islamici che attribuivano la facoltà della profezia a Mariam. Quindi effettivamente un ponte tra la cultura, la religione cristiana e la religione islamica. E vista appunto l'importanza di Mariam, il culto mariano è molto diffuso nei paesi islamici, a partire ovviamente dalla Palestina, come ovvio, ma anche in Egitto, in Siria, dove c'è una moschea dedicata a Maria, in Turchia, dove c'è una casa della Madonna ad Efeso, che io stessa ho visitato, e dove ci sono effettivamente pellegrini sia cristiani che musulmani. Quello che però, come dicevo, avevo avuto come suggestione, diciamo, leggendo le informazioni che poi ho confermato, mi è stato confermato stasera, è però che la figura di Maria, come vista nello spettacolo, è più vicina all'idea, alla figura di Maria invece nella mistica islamica, dove tutto è riportato più su un livello metaforico, filosofico. E infatti mi è venuto in mente una frase di Rumi, che è uno dei più famosi mistici islamici, diciamo il fondatore della tariqa dei dervisci roteanti, della confraternita dei dervisci roteanti, che affermava, e me la sono appuntata per non sbagliare: il corpo assomiglia a Maria e ciascuno possiede in sé un Gesù. Se sentiremo in noi i dolori, il nostro Gesù nascerà. Quindi non è la Maria dei dogmi religiosi, non è la Siddiqa del Corano, ma è invece una metafora, non è neanche il simbolo femminile, non è madre, non è donna, ma è un simbolo dell'intera umanità, che forse attraverso il dolore può generare un Gesù, che non è nient'altro che una umanità sublimata. Silvia ha detto una cosa molto bella, molto ha colto davvero qualche cosa che ci ha mosso nel lavorare, cioè ha detto che questa è una Maria Sufi, no? E forse il movimento Sufi è proprio un altro dei punti in cui l'Occidente e l'Oriente si abbracciano, nel segno della rotazione e della poesia. E un'altra figura, oltre a Rumi, che ci ha davvero colpito tantissimo è Al-Hallaji, questo mistico islamico che muore in croce, muore proprio come Gesù. Ma leggendo i suoi detti, simile a quello che hai citato di Rumi, ci sono delle verità paradossali, come quelle poi dei grandi mistici di tutte le tradizioni religiose. Quella frase che è di Doninelli, in cui Maria risponde senza rispondere, perché in realtà noi che abbiamo l'ansia
sempre della risposta, questa Maria ci spiazza, no? Non ci dice, beh, state tranquilli, poi c'è di là il paradiso, no? Morite contenti che tanto poi c'è il paradiso. Anzi, ci dice che anche nella gloria eterna, e questo è un grande paradosso, il dolore non si può dimenticare, quella ferita rimane intatta. E quella frase, l'onnipotenza dell'amore, che è anche l'impotenza dell'amore e che è il mistero che abbraccia le nostre vite, anche questa potrebbe essere di Al-Allaci o di Rumi. E credo che sia questo il momento in cui, almeno per noi che lo abbiamo fatto questo lavoro, ci siamo messi come necessità di fronte a quelle domande che non hanno risposta e che però bisogna continuare a farsi davanti al dolore, davanti alla mancanza, davanti alla morte. Noi siamo tutti disarmati, ma non possiamo pensare che bastino un po' di giga in più o qualche pubblicità che ci fa sorridere per dimenticare quello che è il fondo del nostro essere creature. E su questo il teatro si interroga dai tempi di Eschilo, almeno, e le religioni si interrogano da quando sono cominciate a nascere in questo mondo così violento, perché il rapporto con la violenza, e le tre storie di Zainab, Intisar e Doha sono storie di grande violenza, ma se ci pensiamo è quel fondo oscuro, nero, da cui nascono le religioni, in un qualche modo vogliono essere rimedio a questo fondo oscuro. Magari certe volte invece nella storia si sono fatte trascinare a loro volte, sono diventate strumento di quella violenza. Ecco, anche qui siamo in quel paradosso della nostra vita in cui il teatro non pretende, l'arte non possono pretendere di dare risposte, come Maria, però possono pretendere di continuare anche in tempi così un po' di istupidimento collettivo a tenere accesa la loro piccola fiamma, la loro candela. Allora, io lo spettacolo l'ho vissuto come una meditazione, proprio questi silenzi, cioè, che parlano oltre. Com'è per te fare uno spettacolo di questo tipo? Io sono terrorizzata ogni volta che entro in scena, ma adesso è ancora molto così agli inizi questo lavoro. Abbiamo appena fatto un'anteprima a Napoli, 3 giorni. Non so, insomma. Prima non so dove stare, non so dove posare il capo. Una volta entrata dentro, non so, è proprio un abbandono. Nelle prime tre storie, in qualche modo, sono delle donne, no? Ho dei puntelli vocali e quindi danzanti. Non vorrei mai che arrivasse il momento di Mariam. Proprio non lo vorrei mai. E ogni sera ancora io lo cambio. Ogni sera ancora i silenzi sono ogni sera diversi e lavoro con Marco Olivieri, che è il regista del suono, e così quando lui sente che può entrare, entra. E quell'entrata di questi, no, avete sentito, così mi dà la possibilità di prendere respiro e ricominciare. Quindi Maria per me è continuamente un ritornare, cioè una spirale, una danza, ma ogni sera io spero che si risolva questa cosa, non so bene se comunque sì, anch'io ne vengo sorpresa. Mi accade un po' quello che mi accadeva anche con Aung San Suu Kyi. Anche Aung San Suu Kyi mi terrorizzava tremendamente, insomma ogni sera dovevo in un qualche modo accogliere questa visita, no? Un'altra donna che appunto ha meditato e medita tuttora, no? Ma per tutta la vita, per poter sopportare una continua morte, insomma è stata per 20 anni chiusa al buio, no? Però ha illuminato il mondo intero, ecco. Quindi sono figure, insomma adesso su Mariam non posso dire nulla,
sono le parole di Luca Dorinelli, quindi ha una visione, però ecco sì, in un qualche modo nel terrore c'è anche una salvezza, no? Se non fossimo terrorizzati o impauriti o così, insomma non ci abbandoneremmo a una salvezza, a una possibile preghiera. Ma questo che tu dici è molto bello, perché la domanda che volevo farti era questa: tu hai inanellato in questi anni un insieme di personaggi femminili di grande carattere, e il fatto che tu ti accosti a questi personaggi anche con terrore, lo trovo una cosa veramente che diventa poi proficua a livello scenico, perché la domanda che volevo farti è: di tutti questi personaggi, allora, chi ti ha terrorizzato di più e chi di meno? Fermo restando che secondo me tu non devi risolvere il problema di Mario, no? Devi essere terrorizzato. Le cose che mi visita, che mi schiaffeggia, e io non vorrei, eppure mi schiaffeggia, no? Tante volte sono le cose che non vogliamo, che sono proprio il nostro destino. E allora questo destino a un certo punto, insomma, te lo devi accettare, te lo devi misurare, te lo devi tagliare, e insomma lui continua a schiaffeggiarti, e da una parte chiedo a questo destino di non lasciarmi in pace, dall'altra parte di essere lasciato in pace, insomma, no? È questa cosa qui. Quando la chiamata è così potente, sicuramente le figure, diciamo, come Daura, come Beata di Luz, cioè le figure dialettali, in un qualche modo sono per me degli appoggi. Allora sono come delle culle e ne ho bisogno. Io ritorno a queste figure perché portano una lingua materna, perché portano una rabbia, portano una sostanza di radice in cui sono nata, e quindi sono come dei puntelli, anche se sono donne che si sono messe di traverso, cioè tutte queste donne, insomma queste figure. Poi io dico figure, non personaggi, perché non sono dei caratteri, ma generano, sono generanti, quindi la figura, no, in quanto tale, proprio nella sua etimologia, qualcosa che genera. E quindi una genera l'altra, genera l'altra. Quando la culla diventa in un qualche modo, forse possibilmente comoda, ecco chi arriva, non so, Rospita, arriva San Suci, arriva Mariam. Quindi, così, questa è stato Luca Dorinelli a proporcelo in realtà. Luca, l'hai già raccontato, ecco. E tante volte, anche se all'inizio le commissioni proprio non le accettavamo, no? Era come se fosse qualcosa di esterno, mentre invece da un certo punto in poi una commissione, una richiesta di dire vuoi fare questo per me, è una grande bellezza, no? Insomma, si sono rigirate tante cose in questi, non so quanti anni, anche se fa tantissimi anni che facciamo teatro. Quindi in questa spirale ci sono sempre delle cose, insomma, nuove che si generano, Tornando al testo, mi ha molto colpito una frase che dice Maria, che non ha ancora perdonato Dio. Questa è straordinaria. È una frase straordinaria perché in qualche maniera io l'ho vista come un'affermazione della potenza del femminile. Nel testo questa frase è straordinaria, perché dobbiamo consentirci di non perdonare Dio, e questo è una cosa molto, molto forte del testo. Ora sì, io passo alla seconda suggestione, che è quella più letteraria. Ovviamente, dato che le tre donne sono palestinesi, a Nazareth mi è venuta in mente la letteratura palestinese, dove la figura della madre è una figura centrale, perché la madre è anche la nazione nella letteratura palestinese. E mi è venuto in mente due
due romanzi, che sono uno si chiama proprio Umm Saad, cioè la madre di Saad, dello scrittore che si chiama Hassan Kanafani, in cui questa donna che vive in un campo profughi, una donna analfabeta, una contadina, e lei invece a spingere suo figlio ad andare a combattere. E lo spinge ad andare a combattere perché il campo profughi non sia il futuro per lui e per le future generazioni. Ed è quella, è una delle, la seconda storia poi, ed è una delle critiche che viene spesso fatta alle madri palestinesi, il fatto di mandare i propri figli a morire. Devo dire la verità, in Palestina si muore pur non andando a combattere, quindi non c'è molto scampo. E le madri palestinesi, senza fare diciamo paragoni azzardati, sanno quale sarà probabilmente il destino dei loro figli, destino probabilmente di morte, ma non per questo non generano, cioè continuano a generare vita, esattamente come Maria sapeva che suo figlio era destinato ad un destino diverso, ad un destino, ad una causa maggiore, senza voler fare appunto paragoni azzardati con la causa palestinese, e lo lascia andare al suo destino. E poi mi ricollego a quello che si diceva sul non perdonare Dio, perché nell'altro testo a cui facevo riferimento, una delle protagoniste, perché sono tutte protagoniste al femminile, che si chiama La porta della piazza, questo altro romanzo, questa donna non perdona la Palestina invece per avergli portato via suo figlio, e gli dice: maledetta sia la Palestina, maledetta sia la tua terra, ti sei portato via mio padre, mio fratello, mio figlio e non mi hai lasciato nulla. Sì. Ma questa cosa del destino è importante, no? Per ognuno. È chiaro che se si vive a Nazareth o in Palestina o in un campo profughi, la cosa ha una sua, ha un portato violento, e il fatto di non perdonare Dio e non perdonare la nazione è che al destino, io non so, non so niente di religioni orientali, insomma, se non superficialmente, ma nelle nostre religioni, nelle nostre concezioni di destino, al destino non ci si abbandona, ma si combatte, no? Proprio perché è qualcosa che ci viene dato. Nel momento in cui ci viene dato un dono così potente come poter avere un destino, allora è lì il combattimento, allora si può dire: non ho mai perdonato Dio, si può dire: non perdono la nazione, e si può sacrificare, anche se non abbiamo messo una frase di Luca Dominelli dove a un certo punto dice di queste madri, insomma, che non c'è bisogno del sacrificio, proprio nella seconda storia. L'abbiamo tolto, questo, no, era più lungo, perché c'è anche tutta una questione, no, di relazione con il sacrificio di Dio. Sì, Cristo. Sulla questione del perdonare, che anche noi siamo rimasti molto colpiti, ovviamente, da quella frase, poi abbiamo trovato in un mistero medievale, quindi qualcosa che appartiene alla tradizione del teatro cristiano francese del 1002, che c'è invece nel Canovaccio questa madre, Maria, che va davanti alla croce e comincia a gridare col figlio. Lì non perdona il figlio di essere andato sulla croce, cioè gli dice: tu ci sei proprio voluto andare sulla croce. Non è giusto, perché lì Testori non ha inventato nulla, sapete, Giovanni Testori è questo grandissimo scrittore cattolico del Novecento, ma dove anche pieno nella sua scrittura di carnalità, di oscenità. Tante volte noi leghiamo, no, l'aspetto religioso a un certo modo di essere un po' da Santini. Giovanni Testori invece, da cattolico assoluto, la sua drammaturgia è potentissima, e questa immagine sembra che l'abbia fatta lui nel 1002, perché questa madre, Maria, parlando col figlio, quindi questa invettiva al figlio, mostra il proprio sesso,
e dice: vedi, cioè io da qui ti ho fatto uscire e tu mi ripaghi così. Potentissimo. Quando abbiamo trovato questa cosa, c'è la frase di Luca, abbiamo cominciato a vederla in un altro modo, anche perché tutto è perdono, perché è solo il perdono la chiave che ci salva. E dall'altra parte la nostra umanità invece è rabbia, è violenza, è anche dire no, non accetto tutto questo. Tra l'altro Testori fa dire alla sua mater strangosciassa, alla sua Maria, madre di Gesù, che chiavata l'è mai sta vita, no? Che chiavata l'è questa vita, cioè fa dire in dialetto lombardo, c'è cioè una frase di grande potenza. Volevo dire un'altra cosa, proprio riguardo allo spazio. All'inizio avevamo messo degli oggetti molto piccoli, tipo una panca, un inginocchiatoio, un tavolo, dell'acqua. Poi veramente era impossibile stare con tutto quel pieno. No, per dirvi che cos'è che ci è successo, sia musicalmente che vocalmente, no? È successo che non si poteva stare con niente, che quelle parole erano di luce, e quindi abbiamo lavorato unicamente sulla luce, ma era una luce di pudore, proprio anche di pensare a come un volto poteva essere, si poteva manifestare attraverso la luce, per questo questo velo anche davanti, no? Che poi diventa azzurro alla fine ed è il velo, potrebbe essere come suggestione il velo di Mariam. Quindi anche lo spazio è stato, come dire, drammaturgicamente molto importante per creare questo lavoro, così come musicalmente questa musica. Sì, infatti, scusate, ma questo viene fuori perché tu a volte hai usato la voce in maniera straordinaria, usando tutte le possibili sfaccettature. Qui le usi, ma le usi quasi non ci si accorge di questo uso così complesso, però è come acqua, dopo averti visto fare delle prodezze, e qui le prodezze le fai, ma appunto è come se devono quasi non vedersi, cioè questa voce usata in maniera veramente, voglio dire, molto controllata, ma non è questo, è come dicevi tu, è come se si deve perdersi della luce, e quindi abbiamo conosciuto un ulteriore altro aspetto della tua voce. Sì, per noi è una preghiera, no? È un modo di pregare, c'è cioè una voce di preghiera. Sì, se c'è qualcuno che voglia dire qualcosa. Sì, ma credo che la voce possa... Chiedo subito questa cosa, della bellezza della... c'è un concetto che volevo dire dove... Le lacrime, hai fatto un passaggio sulle lacrime che mi ha colpito moltissimo, perché è lì che poi dà anche, secondo me, una spiegazione anche al dolore che ho, alla sofferenza, a quella repulsione. Con quel concetto invece uno sana tutto. Da dove viene? È una vostra ora avete attratto tanto dalla... È proprio Dominelli, è proprio... Grazie. Dominelli, in effetti è uno dei passaggi così insomma, proprio commoventi. Quando dice che il mondo che ha creato, no, l'amore che gli ha fatto creare il mondo si riempie di pianti. Una cosa, non so, bellissima, no? Perché è proprio vocalmente, musicalmente, un concetto concreto.
e il fatto che Dio conosce una a una tutte le vostre lacrime, perché prima di essere le vostre furono le sue. Quindi c'è questa idea di Dio che piange, ma è il mondo che piange, il mondo che ha creato, ma il mondo, e quindi possono piangere il sole, la luna, gli alberi, no? Ed è proprio una grande preghiera di pianto, ma anche di è un grande lavacro e di purificazione. Quindi, però è sempre Luca Toninelli, noi ne siamo proprio i portatori. Io non, è la prima volta che la sento recitare, e quando sento cambiare la voce soffro, perché dico: Madonna, come fa a resistere tanto tempo cambiando la voce? Uno fa una frase, fa una cosetta, invece dura, dura a lungo. Le costa questo o le viene naturale? Le voci mi vengono a trovare, quindi cioè, il teatro costa, ma contemporaneamente è natura, no, di un attore, quindi non è una cosa sola, così come la voce o le voci, in realtà è un'unica voce. Se qualche cosa ti viene a trovare e la senti vera, non costa nulla, si va, si va. Mentre il costume che lei ha indossato, sì, per me non era quello, perché stiamo parlando di un mondo da un'altra parte, sì, di un'epoca da un'altra parte, sì, e lei aveva una giacca di pelle attillata. Perché? Bello questo. Questa è una bella domanda. Sì. Sì. È così. Allora, queste donne sono di ora, no? Sono donne palestinesi. Qualcuna vive, no, nel campo di Yarmouk in Siria. Io all'inizio proprio non potevo essere una di loro. Non ho mai vissuto quel dolore. Non vivo in un campo profughi. Ho un appartamento comodo in una comoda città. Queste parole mi hanno messo di fronte a una cosa molto stonata, mi hanno proprio chiesto una stonatura, e questa stonatura era inindossabile per me. Che cos'è che posso indossare? Soprattutto per fare Mariam. Quindi una delle prime cose, questa è venuta a Marco e ha detto: ma forse ci vorrebbe una coroncina di quelle proprio delle statuette delle chiese di campagna, no? Quelle stereotipate. E allora così ho guardato alcune foto di queste donne, tra l'altro tutte, quasi tutte hanno il velo, no? Sono velate, per me non, cioè, io no. Sarebbe stata una stranezza, una stonatura, una non verità, ecco, cioè portare un personaggio che non c'entrava con me. E molte di queste donne le ho viste con delle giacche di pelle più grandi della loro taglia, e moltissime con i pantaloni. E allora io sono solita nella mia vita portare giacche di pelle, e sono solita portare i pantaloni. E quindi ho cercato una giacca che potesse ricordare il colore degli abiti di Mariam. Molto spesso Mariam è rossa, ce ne sono tante Marie rosse qui al sud, e quindi una giacca di pelle rossa, e a un certo punto mettermi un cappuccio, quindi un velo per fare lei, e sopra la corona. Quindi sono una donna di oggi, così come tanti pittori nel Cinquecento hanno dipinto la Madonna, 500, no?